far politica, fondi un partito, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta. E se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, considero chiusa la mia esperienza politica. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascheretta? No. No? Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! La bestialità totale. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci! Buonasera, buonasera, bentornati qui alla bolla con Angelo e Checco. Il 18 febbraio, sono le 18.05 all'incirca e noi siamo di nuovo qui per raccontarvi un po' quello che succede, quello che è successo. Sì, e quello che succederà. Quello che succederà. Facciamo anche previsione, il momento della previsione la dobbiamo fare. Prevediamo qualcosa. Ogni tanto le abbiamo fatte. Le abbiamo azzeccate, sì. Adesso vediamo, studiamo. Prima di farle ce le studiamo, perché sennò poi sbagliamo. Vai coi titoli della giornata. Allora, oggi si parlerà ovviamente del governo, quindi Draghi, che ieri ha parlato al Senato e oggi ha parlato alla Camera. Ieri poi ho seguito le dichiarazioni di voto di tutti i partiti del Senato, è stato molto faticoso, brutto da fare, ma l'ho fatto per voi. Va fatto. Poi c'è stato appunto il voto, poi parleremo di quello che è successo in Spagna anche velocemente, parleremo di quello che è successo a Torino, della situazione dei clochard, e poi ovviamente parleremo di vaccini con la dottoressa Gili. Siamo già all'episodio 4. E di Covid. Perché purtroppo siamo sempre sul pezzo. E noi infatti oggi nella pillola di vaccino con la dottoressa Gili parleremo anche un po' meno di vaccino, un po' più di variante, perché comunque c'è anche lo spauracchio della variante. Eh sì, adesso il problema sono le varianti. E quindi sia legate anche ai vaccini che legate a un sacco di altre cose. Poi che dire, prima di mandare la canzone, siamo riusciti a vincere una partita sabato, perché non l'ho vista, con la Juve, povera Juve. Napoli ha vinto. Le ha perse due di fila, sì, con noi e il Porto, ma... Io non ne ho guardate nessuno dei due, ovviamente se non guardo le partite... Io come sempre non seguo il calcio e domenica ho scritto un articolo sul blog di Radio Brown The Rocks, tra l'altro andatelo a visitare, una radio da leggere. Sì, bello, io l'ho letto. BrownTheRocks.it, ci sono un sacco di articoli di un sacco di persone appartenenti e non alla radio, e c'è il mio sulla prospettiva del calcio di rigore. Tra l'altro, visto che parliamo di calcio di rigore, oggi, non per ricordarlo per quello, ma anche il compleanno di Roberto Baggio. Eh sì, perché parlo anche di quello, in realtà era la vicinanza. E poi per precisare, solo sabato il Napoli ha battuto la Juve, ma io non l'ho vista, ma ho visto gli highlights, c'è stato un tiro a segno della Juve. Noi per una volta abbiamo giocato male, abbiamo vinto la partita. Eh beh, ci sta, ogni tanto calcio, ci sta. Il calcio è un gioco strano, è diventato quando giochi bene perdi, quando giochi male vinci le partite. Io ho sempre giocato male, ho sempre perso, quindi così. Vabbè. Non c'erano i soldi. No, infatti. Io rientriamo adesso. Questi sono i Velvet Underground. Velvet Underground. I'm waiting for the man. We'll be right back.
E al 349-192-7726, numero nostro WhatsApp, se non l'avete ancora salvato, salvatelo. Dunque salutiamo il Viscio che è caldo per la bolla e tra l'altro fa anche complimenti, questo lo devo dire a Gabri in What a Wonderful World, programma che anticipa la bolla e che posticipa, esatto, che cosa c'è nel quindi caldo giovedì pomeriggio di Brown the Rocks. Benissimo, poi salutiamo Alessio e Sheida, penso che siano anche a casa, e ci scrivono ciao Angelo, ciao Checco e Giuseppe Dabrà, che è il nostro Sezze, tu lo chiami giustamente Sezze perché ci hai anche giocato, e lui era il mio portiere, e scrive grande Angelo, forza Napoli. Quindi ogni tanto lasciateci stare, abbiamo poche soddisfazioni noi. Subito abbiamo detto cerchiamo di non essere di io sono neutrale, no, nel calcio, vabbè. Io sono però sono diventato uno sportivo nel tempo. Sì, ci sta, ci sta. Con l'età sì, ci si ammorbidisce. Beh, l'ho scritto domenica nell'articolo cose della prospettiva sul calcio, esatto, di rigore, che cioè se un calcio di rigore, rigore è quando l'arbitro fischia, lo diceva un grande allenatore anche stato del Bujadin, Napoli. Sì, sì. E quindi diceva anche altre cose, diceva altre cose, come sì, il cervo che esce da bosco. Sì, sì. Okay, però sono. Allora passiamo a cose più serie, cioè i ministri del governo Draghi, quali saranno i ministri? Allora innanzitutto vi anticipo che i sottosegretari non si sanno, perché la battaglia è proprio sui sottosegretari, no? Proprio totale, quindi non so quando usciranno i sottosegretari, penso ci sia qualche tipo Fight Club che noi non vediamo, poi chi esce vincitore deciderà. I ministri, facciamo un attimo velocemente un elenco di questi ministri, così li impariamo, visto che poi bisogna saperli, no, i ministri, quando uno ti chiede. Assolutamente sì. Allora, i ministri senza portafoglio, iniziamo da questi qua, senza portafoglio, quindi vuol dire che non possono avere a disposizione i soldi, glieli decidono loro quali dare, penso. Allora, rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che è stato confermato, era già questo ruolo dei 5 Stelle. Innovazione tecnologica e la transizione digitale, quindi Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, che è un tecnico ex Vodafone. Questo è nuovo, è un tecnico, sì, okay, okay, sì, è stato per anni. Sì, che poi c'è, cioè, la distinzione politico-tecnico, poi in realtà lì bisognerebbe, sì, però fare, c'è gente che non ha fatto la carriera politica, ma è stata presa, no, da, poi come direbbe il nostro Presidente del Consiglio, è basso il volume, però va bene. Vabbè, magari dopo torna più alto. Intanto questo era l'approccio. Pubblica amministrazione, un grande ritorno del, come diceva il grande Checco Zalone, uno dei 7 nani, Renato Brunetta, è tornato anche lui alla pubblica amministrazione. Ricordo colui che mise la mutua per tutti voi della pubblica amministrazione dal mattino alla sera. Sai che prima era normale come per gli altri, invece grazie a Renato Brunetta adesso voi dovete, certo, fare tutta la giornata a casa. Affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini di Forza Italia, che fu già ministro dell'istruzione. Ministero del Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna di Forza Italia, che fu anche lei fu già ministro, è delle, stata già ministro pari delle pari opportunità, sì. Questo è tutto nel governo Berlusconi prima, sì. 3 forse 4 nel 2008-2009 come sembra. Rocky sì. Quello 5, con Ivan Drago, qual era? Berlusconi 3 o 4? Era il 4. L'altro poi cambia nome perché non è più che cambierà, sì sì, poi Balboa diventa, sì, solo più, no, poi c'è anche Creed addirittura, sì, no. E sì, Creed non sarà Bersa, sarà qua sono tanti. Dai, allora, andiamo. Il Sud, allora abbiamo già detto il Sud è coesione territoriale, quindi Maria Rosaria Carfagna. Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che era già ministra della pubblica amministrazione nel 2000 e nel primo governo Conte, sì, e dei 5 Stelle. Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti di Italia Viva, questa era una delle ministre che si è dimessa per far cadere il governo Conte ed è stata riconfermata alle pari opportunità e alla famiglia, quindi lei si è dimessa ma l'hanno rimessa dove si era dimessa. Okay. Alla disabilità, Erika Stefani della Lega, che prima era agli affari regionali di autonomia, questo sempre nel primo governo Conte. Coordinamento di iniziative nel settore del turismo, Massimo Garavaglia, che è già stato ex sottosegretario e viceministro dell'economia nel Conte 1 ed è della Lega. Ok, okay. Questi sono i ministri senza portafoglio. Poi abbiamo i ministri col portafoglio. Quindi quelli che non, io non potrei mai farlo perché io portafoglio. Cioè col portafoglio vuoto, pieno. Poi la differenza magari la spieghiamo anche più avanti. Esatto. Vabbè, è semplice. È abbastanza semplice. È semplice, sì. Affari esteri e cooperazione internazionale, confermato, questo lo sai. 5 Stelle. Non mi viene Luigi, Luigi Di Maio. Gigi Di Maio. Mi viene in mente Gigino, solo mi la veniva grande Di Maio. Esperienza Stadio San Paolo. Non mi veniva Di Maio, scusa. E lui è di nuovo il nostro ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, speriamo bene. Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, confermata, che ricordiamo lei era un ex prefetto, anche lei era un tecnico, non ha fatto una carriera politica. Giustizia, Marta Cartabria.
Lei è nuova, è un giudice ed è stata, era fino ad ora presidente della Corte Costituzionale, la prima donna nella storia a fare presidente della Corte Costituzionale, sì. Quindi questo sembrerebbe una buona scelta, speriamo, alla giustizia. La difesa, Lorenzo Guarini, confermato, del PD. Economia e finanze, Daniele Franco, economista, ex direttore della Banca d'Italia, cioè fino ad ora, l'anno scorso mi sembra, direttore della Banca d'Italia, quindi un sacco di economisti ci sono praticamente questo governo. Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, qua siamo al top, ex sottosegretario di qualsiasi cosa, vice segretario. Sì. No, perché poi c'è la trasversalità di competenze, cioè prendi un elettricista, ma guarda che bravo anche a fare pizzaiolo, ci può stare, ci può stare. Vabbè, poi Giorgetti, sappiamo, lui è il braccio destro di Salvini, vice segretario della Lega, per anni è stato anche segretario della Lega. Quello che non sapevo, leggendo la sua storia, è che è cresciuto nel fronte della gioventù, che ricordiamo erano i simpatici giovani dell'MSI che andavano in giro a picchiare la gente, c'era anche la Russa, Gasparri. Che poi la Russia, loro erano a Roma, però lui era a Milano. La Russia, siccome buscava, perché piccoli ha solo. Ma loro sempre 10 contro 1, è quella sì, la sì. Forza, sai, di loro quella lì. E quindi c'è Giorgetti allo sviluppo economico. Politica agricola, alimentare e forestali, Stefano Patuanelli dei 5 Stelle, che prima era ministro dello sviluppo economico, e invece adesso è entrato al posto della Bellanova. Della Bellanova, sì. Ambiente, tutela del territorio e del mare, Roberto Cingolani. Fisico, docente, imprenditore, innovatore, super il sai, è quello, uno dei più degli imprenditori più amati da tutti, no? Perché ha fatto un sacco di cose. Sì. E tra l'altro adesso era il nuovo era lo sviluppatore innovatore di Leonardo, che ricordiamo essere ex Finmeccanica. Non so, io ho storto un po' il naso, però mi hanno detto che è bravo, vedremo. Ma poi infatti bisogna, guarda, una cosa devo dire, mia mamma ha sempre detto, prima di dire che fa schifo, assaggia. Sì, vedrà. Se farà dei missili assaggiamo. Che vanno in cielo e depurano l'aria, magari sai. Che ne sai? Oppure la sporcano ancora di più. Non so, speriamo. Infrastrutture, abbiamo quasi finite. Infrastrutture e trasporti, Enrico Giovannini, economista e statistico, che fu ministro del lavoro nel governo Letta e presidente dell'Istat per addirittura 3 anni. Quindi questo, i dati li sa tutti. Lavoro e politiche sociali, Andrea Orlando, vice segretario del PD. Del PD, ex ministro della giustizia del governo Renzi, ex ministro dell'ambiente del governo Letta. Quindi Orlando, sai, uno anche del storico, no? Proprio sì, sì, è una figura già vista. Esatto. Già visto. All'istruzione, Patrizio Bianchi, è un economista, professore universitario, è stato anche consulente dell'Azzolina nell'ultimo periodo, quindi era già nel gruppo. Università e ricerca, Maria Cristina Messa, dottoressa, ex rettrice della Milano Bicocca. E beni, attività culturali e turismo, indovina? Dario Franceschini dal 2014. Sempre lui. Oggi non mi vengono i nomi. Non vedere Franceschini lì quasi mi farebbe dispiacere. No, praticamente lui non è stato ministro delle attività culturali e turismo solo nel periodo in cui c'è stato il Conte 1. Sì. Perché lì era il giallo-verde, giallo-blu, giallo, i colori. E per finire l'ultimo ministro rimasto, la salute, confermato, Roberto Speranza. Che non è di lei, ma di articolo 1. Sì, di articolo 1 e di articolo 2. Tutto il gruppo che c'è insieme. Anch'io subito ho detto c'è uno di Leu, ma in realtà c'è esatto. Uno. Questo è il fantastico elenco dei ministri. Adesso magari ascoltiamo tanto la canzone. Su Speranza dico solo una cosa, nel senso il vice ministro Sileri è quello che in realtà fa le apparizioni televisive. E crea lo scompiglio più totale. Tra l'altro si sono lamentati anche ieri durante... Sì. Diciamo in Parlamento, mentre nelle dichiarazioni di voto. Diciamo è un ministero che oggi non vorrebbe nessuno. La cosa delle piste da sci è stata una firma fatta un po' troppo in modo superficiale. Sì, diciamo che se tu ascoltavi i medici, le piste da sci non le avrebbero mai aperte. Ma infatti, c'è sempre quella parte politica che deve dire sì, vedete che, sai... E quindi tu dai speranza giustamente alla gente quando poi... No, poi fai investire, fai e togli. No, che poi io ho visto le piste da sci, il problema è le discese sono. Sì. Perché ci sono questi modi per andare su e che purtroppo che è un assemblamento. Perché ho visto in uscita a fondo, uno arriva con la sua macchina, parcheggia, si va a fare il suo giro, non vede nessuno. No, certo. Non è lì. No, poi in realtà c'è gente che poi va a sciare, come direbbe Mario Draghi, vediamo se funziona. No, non funziona. Sembra più... Non funziona, no, era il whatever it takes, ma no, niente, non riesco a farlo andare. Era sottinteso, oggi non ci sono, non funzionano i nomi e quindi neanche... neanche whatever it takes. Niente, me l'ero preparata. Dai, De André. De André che oggi è anche il compleanno di De André, oltre sì. A quello di Baggio.
donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra. Per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica. Ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh! Faccio un po' di saluti qua al 349-1927726, perché giustamente i nostri amici ci ascoltano. E vorrei ci precisare, lo sa a memoria, che oramai lo sapevo a memoria già il primo giorno. Lo devo leggere. Dunque, vabbè, abbiamo già detto alcuni. Roby ci scrive anche, il nostro presidente: parlate di calcio solo quando perde la Juve. Ovviamente Roby è un grande tifoso juventino. E Angelo, un grande tifoso napoletano, quindi ci sta. Però l'ho detto, ci ha preso a pallonate. Poi dopo 8-9 anni di vittoria di scudetto Juve, battere la Juve è anche... Anzi, dovete essere fieri di essere stati battuti. Cioè, nel senso, ogni tanto... Sì, no, ma se tu vedevi la partita, era una partita assurda. No, io infatti questo non... E poi saluto Samuel, conduttore di Humanity. Grande Samuel. Che tra l'altro fa anche, come si dice, il programma su Twitch il lunedì sera alle 21. Esatto. Molto interessante. E ha avuto... Che mi fa stare sveglio, perché sennò sì. Io alle 9:30 sarei già andato a dormire. E questo lunedì c'è stata la dottoressa Renata Gili, che fra poco, dopo questo intervento, chiameremo. Andiamo sì. Avanti con le nostre... informazioni. Allora, ieri c'è stato il discorso di Draghi al Senato, adesso oggi l'avrà fatto anche la Camera, ma non l'ho più sentito, penso che più o meno, già è durato 52 minuti il discorso di ieri, uno dei discorsi più lunghi, ma anche Paolo Mieli l'ho apprezzato, Paolo perché lo Mieli. Sento sempre al mattino, quando sai, parlo... sempre lento. Devono durare più di mezz'ora, però lui alla fine ha toccato tutti gli argomenti. Diciamo che è partito subito con una gaffe, perché prima non funzionava il microfono, poi quando doveva dire i numeri del Covid ha detto che c'erano 2 milioni di persone in terapia intensiva, mentre poi gli hanno fatto dire giusto che erano 2007 le persone in terapia intensiva, perché 2 milioni erano un po' tanti. E certo, ha fatto questo discorso, ha parlato di unità, ha parlato di, del fatto dell'ambiente, del turismo. Di Next Generation. Next Generation UE. Sì, l'ha detto veramente almeno 3-4 volte. Sì, no, perché nelle recovery plan è nominato un sacco di volte, cioè loro ci tengono in Europa questa cosa. Della parità di genere, ha detto l'importanza che ci deve essere la parità di genere, del mezzogiorno, il problema del mezzogiorno, gli investimenti pubblici e poi ha anche parlato della scuola,
di adattare, che secondo lui bisognerebbe adattare orari, tempi, sicurezza e garanzia per tutti. Ovviamente siamo tutti d'accordo. Questi sono stati un po' i temi, no? E più ha bacchettato anche già subito Salvini, perché lui aveva già fatto interviste dicendo l'euro è irreversibile, solo la morte è irreversibile. Allora lui ci ha puntato, ha detto proprio questo governo sarà un governo con l'alleanza europea, tra l'altro ha detto atlantica, quindi noi siamo con l'UE, siamo con la NATO, siamo con l'ONU e siamo con questo con sistema tutto. Economico sì, certo, e tutto, certo. Cioè se tu entri in questo governo non rompi poi le scatole. No, ma infatti ammetto, Salvini comunque nella sua doppia personalità da una parte ha detto anche cioè tireremo i remi in barca, cioè nel senso cerchiamo un attimino, lavoriamo per il paese. Sì, queste le interviste, però io poi ho ascoltato tutte le dichiarazioni di voto, no? E veramente mi sta, come si dice, cosa volevo dire, mi scende il latte alle ginocchia, ok? Mi faceva scendere a me il latte di soia per sì, pensavo a Draghi, vedevo Draghi seduto su sta sedia e questi tutti che andavano lì cioè alla fine il PD sono andati lì e ha detto noi abbiamo deciso di fare questo governo, accettiamo quello che decide per il bene del paese, quello che farà noi ci siamo, boh, finito. Invece è andato, allora vabbè, Fratelli d'Italia sono andati lì come loro gli unici all'opposizione, anche lei all'opposizione, ma gli unici coerenti, gli unici che vanno contro la casta, che vanno contro le banche, sai, sempre il solito discorso che è un discorso che ci sta sempre, però in questo caso regge finché regge, oggi come dipende oggi. Anche chi li fa, no, i discorsi e quando soprattutto quando. Sì, infatti poi ha parlato la senatrice di LeU che ha detto che loro votavano sì per responsabilità, comunque c'è stata anche una spaccatura come nei 5 Stelle, poi dopo spiegheremo anche questo. Poi c'è stato appunto Salvini che ha fatto tutto, Salvini come sempre lui ha fatto il comizio, quindi ha dovuto parlare di qualsiasi cosa. Tra le altre cose che ha detto che lui andrà a vedere il cantiere di Chiomonte perché la TAV bisogna farla, quindi ha animato un po' gli animi anche a sinistra, insomma erano preoccupati che la piazza fosse solo di destra, allora si cerca anche di animare un po' la piazza sinistra. Sì, perché poi il movimento, adesso fa ridere, il movimento CTAV che è emerso a un certo punto qualche anno fa. Sì, degli imprenditori più che altro. Gli imprenditori, sì, comunque i partiti sia di destra che di sinistra, perché poi in realtà... A Torino, sai, sembravano un po' i famosi quadri della Fiat, no? No, infatti sono emersi, adesso si riparla di nuovo di TAV, io comunque sulla TAV metto sempre le mie perplessità, non tanto sull'opera, sul fatto che va avanti veramente questa cosa. Che in teoria nessuno, cioè, doveva andare avanti comunque, perché sì, arrestano la gente, mettono 10.000 poliziotti a guardia, però tanto i lavori non li fanno. No, né da una parte né dall'altra. Quindi. Comunque nei suoi punti c'erano anche proprio la sicurezza, i vaccini, lui difendeva il fatto che le regioni si vanno a cercare i loro vaccini perché non li trovano dall'UE, anche se l'UE ha detto occhio perché se li comprate da un altro paese non c'è la garanzia UE, quindi potrebbero anche fregarvi, darvi delle cose che non sono quelle lì. Vodka. No, perché la garanzia legale è una cosa, sai? È certo, no, se, no. Se poi non ce l'hai. L'Unione Europea non è solo, la Comunità Europea non è solo una come si dice, un'organizzazione, anche ci sono delle normative, degli standard di esatto, di fanno prodotto, applicato delle sanzioni, poi magari qualcuno fregano e qualcuno meno, però comunque ci sono, no? Certo. E in questo suo grande discorso, quindi ha parlato anche, abbiamo detto di quello, ha detto basta virologi in TV, cioè che non deve più, a parte che io avevo già sentito già il giorno prima che lui chiedesse questo, già la presidenza del Consiglio aveva detto che non va più in TV a parlare, certo. Ma parlerà al ministro, perché già c'erano state polemiche su questo, quindi parlerà al ministro Speranza quando dovrà dire le cose, le dirà. Così sentiremo anche la sua voce finalmente. Poi ha parlato di infrastrutture, questa famosa pontina che continua a dire la latina va tra pesca, che lui dice sempre sta qua, non so, gli piace dire sti nomi latina, italico, sai, lui fare quello. Ecco, state qua, il ponte sullo stretto, importantissimo ponte sullo stretto, e i termovalorizzatori, si è fissato sui termovalorizzatori adesso che tutta Europa sfrutta l'immondizia e noi invece abbiamo la terra dei fuochi, sai, deve tirare fuori sempre un po' queste cose d'altri tempi, no? Ok, buono, lasciamo perdere Salvini che ha fatto il suo comizio, poi Forza Italia ha detto che dava l'ok, ma il problema di Forza Italia era i famosi ristori sì, per le aziende grandi e piccole. Più e che su altro quello non posso che essere d'accordissimo, sì, perché giustamente... Bernini ha parlato di quello praticamente, sul discorso era proprio rivolto... A far ridere come a oggi, cioè è sempre stato un partito moderato, però a oggi veramente è il partito quasi che sembra, dico l'apparenza, quasi il più cosciente, come direbbe mia mamma. Nel senso che hanno anche meno forza. Sì, sì. Guarda, io adesso mando una... Mandiamo una canzone, così poi entriamo con la pillola di vaccino con la dottoressa Renata Gili
e poi riprendiamo con l'argomento di nuovo Italia, Clochard, ci sono veramente tante cose di cui parlare, sì. Anche Spagna tra l'altro, non dimentichiamolo. Tra l'altro arrivano messaggi di Forza You, gente che contrasta questa cosa. Quando tocchi il calcio tocchi l'Italia. Vabbè, ma noi mica abbiamo detto basso nessuno. Questo è per Enriquez. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. E ricordiamo quindi il grande Enrico Greppi, conosciuto come Enriquez, che era il cantante proprio dei Banda Bardò, scomparso pochi giorni fa. Per un brutto male, come sì. Si dice sempre, che portava avanti da qualche anno, da qualche mese, anno adesso. Tra l'altro, cioè, le brutte notizie a volte non sono solo brutte, nel senso che ieri è mancata anche una persona che in realtà, non so, sai, Raffaele Cutolo, il famosissimo boss napoletano, è morto finalmente a 79 anni in carcere, finalmente, lo posso dire, sì, è morto un uomo in merda. Questo era il creatore della nuova camorra organizzata nel 75. In tre anni la sua lotta di mafia ha causato più di 1000 morti a Napoli. No, quindi, no, certo. Non ci dispiace affatto. Guarda. No, poi morte naturale, nel senso, noi non crediamo nella pena di morte, ma crediamo nella naturalità. Non l'ha ucciso nessuno. Assolutamente no. È arrivato il momento, diciamo che è arrivato il momento della telefonata con la dottoressa Renata Gilli. Renata, ci senti? Vi sento bene. Perfetto. Ciao, ciao Checco, ciao Angelo. Ciao anche noi. Dunque, oggi a pillole di vaccino parleremo del tema varianti, visto che c'è questo spauracchio delle varianti, vaccini efficaci. Sì, che poi aumentano queste varianti. Cioè, sì. Ogni giorno, quella napoletana, cioè adesso quella veneta. Ho sentito anche la capricciosa, sì. Se non va. No, a parte gli scherzi e le battute. Se ci vuoi dire qualcosa in più, ne abbiamo già parlato delle varianti, ma magari di settimana in settimana si scopre sempre qualcosa di nuovo, quindi potremo avere sempre qualcosa di nuovo da dire. Sì. A te la parola. Sì, ma
Infatti vi dico molto volentieri qualcosa in più, perché appunto proprio per questo spauracchio che c'è e che è anche un po' appunto alimentato da quello che vediamo scritto sui giornali in questi giorni. La prima cosa che vorrei dire proprio relativamente alle mille varianti che stanno venendo fuori, di cui sentiamo parlare, appunto da quella napoletana, 7 nuove varianti negli Stati Uniti, eccetera. Una prima cosa che bisogna tenere in chiaro è che, come avevamo già detto precedentemente, è normale che un virus muti, e come regola generale, diciamo, finché non ci sono delle prove che una variante conferisca davvero un vantaggio al virus, per esempio una maggiore capacità di trasmissione, di quella variante, detto anche molto facile, non ci deve importare da un punto di vista di sanità pubblica, o meglio, è importante monitorare attraverso il sequenziamento genomico, che è quello che poi ci permette di capire davvero come è fatto, cioè che tipo di virus è, quindi monitorare l'insorgenza di eventuali nuove varianti, però diciamo che quelle che hanno un risvolto clinico o di sanità pubblica devono avere delle caratteristiche ben precise che poi a queste varianti possono appunto conferire un vantaggio. E quindi mettiamo subito una cosa in chiaro, che a oggi le varianti che in qualche modo ci preoccupano, ci possono preoccupare, ci danno dei motivi di preoccupazione, sono tre, che sono le ormai ultra famose variante inglese, brasiliana e sudafricana. Per il resto non ci sono evidenze che al momento altre varianti abbiano appunto un vantaggio che ci possa far preoccupare in qualche modo. Ma volevo solo farti una domanda, per varianti, no? Giusto per far capire anche. Intendiamo che la differenza sta nel modo in cui si trasmette o nei sintomi che dà? Cioè, la variante. Ecco, infatti questa è un'ottima domanda, che allora una variante, diciamo che perché ci possa in qualche modo dare una preoccupazione, deve avere delle caratteristiche. Una caratteristica può essere quella che è perché la variante si trasmette maggiormente. Per esempio, la variante inglese è effettivamente provato che sia una variante più contagiosa. Però invece, per esempio, per la variante sudafricana e la variante brasiliana, per quanto sia possibile che anch'esse siano più contagiose, non ci sono ancora al momento delle prove in tal senso. Invece, una variante potrebbe anche preoccuparci perché dà una malattia più severa. Non è questo il caso, almeno anche in questo caso qui, i dati che stiamo man mano raccogliendo non ci danno in questo momento modo di pensare che la malattia causata da queste varianti sia in questo momento più severa. Okay, quindi riguarda la trasmissione, più che altro. Riguarda la trasmissione. Una terza preoccupazione che può essere appunto che può derivare da una variante è quella che la variante in qualche modo impari a, tra virgolette, scappare dalla risposta immunitaria, quindi impari a capire come rendere meno efficace un vaccino. E questa è un'altra preoccupazione che può essere grossa, nel senso che se una variante impara appunto scappare dagli anticorpi che noi creiamo grazie alla vaccinazione, potrebbe essere un problema. Però anche qui bisogna fare attenzione ad essere precisi. Diciamo che in questo momento la variante che potrebbe preoccuparci in questo senso qua è la variante sudafricana, perché questa variante ha una mutazione che le dà proprio la capacità di scappare dalla risposta immunitaria dei nostri anticorpi, e quindi potrebbe esserci il rischio che questa variante qua renda i vaccini meno efficaci. Però qui c'è un però, nel senso che appunto in questo momento si sente molto parlare, ma la variante sudafricana appunto rende meno efficace il vaccino, cosa bisogna fare, eccetera. In questo momento mi sento un po' di dire, dobbiamo stare calmi e vedere i dati che avremo man mano a disposizione. Perché? Sì, perché poi bisogna capire quanto meno efficace, perché se è meno efficace del 5% in meno, diciamo che potrebbe non essere preoccupante, ecco, brutalmente. Esatto, degli... Prego, prego. Che è successo? È andata via la linea. È caduta la linea. Incredibile. Ho sbagliato il volume. Proviamo a richiamare la dottoressa Renata Gili, perché giustamente
Sappiamo anche che i telefoni possono essere controllati, no. magari. È caduta la linea. In diretta. Il bello della diretta è questo. Il bello della diretta. Oggi 8 marzo 1942, il bello della diretta. No, ora scherzo. 7:42 del mattino. No, siamo in diretta. 18:43 minuti del 18 febbraio del 2021. Prego, Renata, esatto, continua allora, pure. No, stavo dicendo che per esempio alcuni studi clinici dei vaccini con la variante sudafricana hanno dimostrato di avere un'efficacia minore. Per esempio AstraZeneca addirittura in Sudafrica avevano deciso di non utilizzare quel vaccino perché aveva una mancanza, non aveva efficacia nei confronti di questa variante. Però anche qui facciamo attenzione e cerchiamo di tenere i piedi per terra, perché appunto i dati sono ancora preliminari, cioè ci possono anche essere delle diverse variabili in gioco. Per esempio i vaccini potrebbero essere meno efficaci, ma potrebbero essere comunque in grado di prevenire la forma grave della malattia, e quindi questo sarebbe una cosa molto importante. Non lo sappiamo ancora. Gli ultimi dati che sono usciti anche sui vaccini, quelli teniamoli più efficaci, cioè quelli a mRNA di Pfizer e Moderna, anche qui sono usciti dei dati davvero molto preliminari, cioè dati di laboratorio che magari potrebbero non avere poi potrebbero essere poi smentiti una volta che invece si vede che cosa succede dal vivo. Quindi ecco, in questo momento qui le evidenze che i vaccini funzionino di meno non ci sono. Speriamo non ci siano mai, ci sono sicuramente dei dubbi, bisogna fare attenzione, però ecco, in questo momento non ci sono dati che ci permettano di dire che con queste varianti i vaccini non funzionino. No, perfetto. Tra l'altro, ecco, per chiudere l'intervento telefonico, è partita una campagna di vaccinazione a livello regionale, perché comunque le ASL sono di competenza regionale. E dal 15 febbraio, se non vado errato, adesso vado a memoria. Sì, io l'ho fatto ieri. Ok, perfetto. Angelo, abbiamo un semi vaccinato perché hai fatto la prima. Non si sente nulla alla prima, almeno. È stata brava a fare la puntura. Sono bravissimo. E quindi possiamo, cioè, visto che Angelo è qua, sta parlando, non ha ancora cambiato modi, forse un po' più simpatico, ecco, quindi potrebbe migliorare. Meno scorbutico. Potrebbe migliorare un po'. No, quindi direi che mi sento di ribadire io, anche merito a quello che dici sempre, che andiamo verso una certezza della sicurezza di questi vaccini. I vaccini sono comunque sicuri. Sì, i vaccini sono molto, molto sicuri. Allora, già dagli studi clinici che sono stati condotti su un ampissimo numero di persone, cioè soltanto per il vaccino Pfizer, lo studio è stato condotto su oltre 40.000 persone. Già dagli studi clinici abbiamo visto che i vaccini sono molto sicuri. Allora, questo non vuol dire che non ci siano mai delle piccole reazioni al vaccino. Per esempio, certo, è comune che ci possa essere la febbre o ci possa essere la cefalea, la stanchezza, il dolore al braccio, il dolore al sito di iniezione per un po' di giorni. Però invece di reazioni avverse gravi, per fortuna sono davvero molto rare. Per esempio, gli ultimi che ci sono stati dei dati da parte dell'Unione dell'Agenzia Europea del Farmaco, che ha analizzato tutti i dati ormai sulle milioni e milioni di dosi che stiamo somministrando, che ha ribadito che effettivamente gli effetti avversi che si sono verificati sono esattamente sovrapponibili a quelli che avevamo visto già dagli studi clinici e che quindi ci aspettavamo. Quindi ecco, sono dei vaccini davvero estremamente sicuri che ormai sono somministrati a davvero tantissime persone, tantissimi milioni di persone, e ogni giorno abbiamo la conferma che da un lato i vaccini sono molto sicuri, quindi li possiamo fare con grande tranquillità, e dall'altro che c'è un sistema di sorveglianza che funziona
che è sempre attivo, perché arrivano in continuazione delle segnalazioni di effetti, reazioni, effetti avversi legati, che possono e potrebbero essere legati al vaccino, e che poi le varie agenzie regolatorie del farmaco devono appunto valutare se sono proprio davvero legati al vaccino o meno. Ma comunque, ecco, cioè, c'è la massima sicurezza, perché da un lato c'è qualcuno che controlla, cioè i sistemi di sorveglianza per vedere che la sicurezza ci sia e continui ad esserci nonostante tutte queste dosi che stanno stiamo somministrando, questi sistemi ci sono, e dall'altra parte appunto questi sistemi confermano, e le dosi che stiamo continuando a somministrare ci confermano che i vaccini sono estremamente sicuri, quindi non dobbiamo avere davvero nessun timore a farci vaccinare. Perfetto, perfetto. Guarda Renata, noi ti dobbiamo salutare, ci sentiamo per la prossima settimana ancora per un'altra pillola, sperando che appunto arrivino sempre informazioni nuove, tanto ce ne arrivano sempre. È sempre bello. Ne arrivano sempre in continuazione, più belle. Infatti. Sì, diciamo che lo storico di questo coronavirus, di questo Covid-19, si sta vivendo adesso, ecco, sì. Lo storico si fa giorno per giorno. Grazie, certo, e sì. Buona serata. Grazie a voi, ciao, grazie, buona serata a tutti, ciao, grazie. Tanto dico solo una cosa, sì, prego. Chi volesse sapere di più, io lunedì ho seguito tutta la chiacchierata su Twitch, è stata veramente esaustiva, quindi se volete sì, ascoltare. Quindi potete poi riascoltare, io esaustiva lo dico poche volte. Questo intervento anche poi in podcast, separatamente ci sono le pillole di vaccino. Adesso una canzone e poi rientriamo subito con altre informazioni e chiudiamo poi fra poco la puntata. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout. Still remember. E questa qua, bellissima canzone, non ha un autore, perché in realtà il gruppo non esiste, è tratto dal film Animal House, appunto perché parlavamo di Bluto, no? Bluto è il protagonista di Animal House, John Belushi, che alla fine del film ti dicono che diventerà un parlamentare. Quindi... Infatti la puntata di oggi è Bluto approda in Parlamento, se l'ascoltaste in podcast. Vai. A proposito del Parlamento, quindi ieri poi stavamo dicendo dei partiti, prima abbiamo ascoltato anche i 5 Stelle, che hanno detto che davano la fiducia, ma che loro saranno lì vigili a vedere tutto quello che farà. Gliel'ha detto 20 volte in 30 parole, loro saranno lì, loro saranno lì, loro saranno lì. Quindi lui ha capito, presumo che 5 Stelle... sono lì, ma più o meno. Il gruppo misto, Paragone, e anche Cruciol, uno dei 5 Stelle che hanno fatto il voto di protesta, hanno protestato appunto contro Draghi. Sembravano un po' quando eravamo noi nel 2000, no, Global, perché dicevano queste cose sulle banche, sulle cose. Certo. Per carità, tutto condivisibile, però non so. Comunque sì, sono... Sì, no. Alla fine 15 5 Stelle hanno votato contro e sono stati espulsi dal partito. Ci sono stati ma 200... quanti sono rimasti in due? Perché non lo so, adesso dobbiamo fare un conto, la prossima volta è vero, ci pensavo l'altro giorno. Tra gruppo misto e quelli che sono passati dalla Lega. E qualcuno è passato all'EU, qualcuno... Sì, sì. Comunque adesso però... faranno un gruppo un gruppo parlamentare fuori da questi partiti qua, proprio 5 Stelle e l'EU, quelli che sono sì. Fuoriusciti con questo voto. Comunque ha avuto la maggioranza, 262 sì, 40 no e 2 astenuti. Questo è in genere quello che è successo ieri, no? Andiamo avanti perché volevamo parlare di questa cosa di Torino. Sì, della situazione di Crociat. Sì, è già successa la scorsa settimana, 2 settimane fa. C'era stato appunto il comune di Torino che aveva deciso di far sgomberare questi clochard dalle strade, addirittura di farli buttare via tutta la loro roba. Tra l'altro l'ha fatto fare qua di nettezza urbana, che non è una bella cosa, li ha fatti scacciare anche con gli idranti, proprio con l'acqua.
che non è successo solo a Torino, sappiamo che è successo anche a Vicenza, sicuramente provato. Sia a Vicenza, no, a Padova. Ma secondo me succede un po', sarà la linea che hanno preso. Il decoro si chiama. Però cos'è successo? Che proprio io ho letto un po' di articoli su Torino, sulle associazioni, delle associazioni che hanno protestato, sono andate anche a protestare del comune ovviamente, e anche la chiesa, che con il Covid purtroppo i posti in dormitori sono rimasti pochi. E in più chi ci è andato c'è rimasto, praticamente non c'è più il giro di prima, perché non possono fare i tamponi a tutti ed è così. E anche il cibo è diventato take away, quindi loro vanno lì, gli danno a mangiare, se lo devono andare a mangiare da un'altra parte. E tutto questo ha creato ancora un peggioramento, più questa cosa che sono stati scacciati dal centro. È uscita una direttiva comunale in cui non possono neanche più accattonare con gli animali, perché sarebbe sfruttamento dell'animale. E si è creata anche, secondo queste associazioni, proprio una situazione in cui quelli più intransigenti, che già non volevano aiuti, proprio non accettano più niente. Certo. E infatti cosa è successo? Che due persone sono morte. E dalle testimonianze tutte e due hanno rifiutato quella sera di aiuti, proprio perché erano arrabbiati per questa storia. Ricordiamo i loro nomi. Lunedì 8 è morto Mustafa Ait Bella, 59 anni, marocchino, morto sotto le panchine di un bar di Corso Re Umberto a Torino. Mentre venerdì 12... Venerdì 12 Kirin Butaradu, 53 anni, rumeno, anche lui morto sotto una panchina di Corso Taranto. E tutti e due appunto avevano rifiutato gli aiuti proprio per una questione di orgoglio. Sapete che tanta gente non vuole aiuti, però magari li prende. Ovvio che se tu poi fai una campagna contro di loro... È ancora più, diventa più umiliante, perché poi c'è l'umiliazione dell'essere umano. Certo, perché bisogna comunque aiutare queste persone, non inveirli contro. No, assolutamente. Allora, un'altra cosa importante che è successa ieri, purtroppo, che il rapper Pablo Hasél, spagnolo, è stato arrestato dopo che si era barricato all'Università di Catalogna, adesso non mi ricordo il paese, là qualcosa. Non mi viene. Comunque, l'Università di Catalogna, momento, insieme a degli studenti, tra l'altro, si era barricato perché era stato condannato a 9 mesi di carcere, perché in alcuni suoi tweet aveva attaccato il re Juan Carlos, che ricordiamo adesso essere scappato dalla Spagna, no? Dubai, mi sembra, gli Emirati Arabi, comunque, perché sennò sarebbe arrestato proprio per corruzione, per aver rubato per anni. Quindi questo rapper è stato arrestato per aver cantato contro il re che è scappato, guarda che ci stanno già staccando la spina qua. Perché è andata via la luce in una parte della via, tra l'altro. E quindi faremo questo appello, cioè, nel 2021 in Europa non può esistere che un rapper venga arrestato per una canzone, quindi noi facciamo questo appello, liberate Pablo Hasél. E tra l'altro che non è l'unico artista in carcere in Spagna, questa cosa approfondiremo. No, infatti. Approfondiremo sicuramente. Io, guarda, i tempi purtroppo sono stretti, dobbiamo chiudere, mandare l'ultima canzone di chiusura. Io direi di fare il momento dei consigli dei libri. Esatto, allora, un libro che consiglio io, visto che oggi è l'anniversario, nel 1855 Mark Twain pubblicò Le avventure di Huckleberry Finn, che tra l'altro è il secondo libro che io ho letto nella mia vita, dopo Moby Dick ho letto Le avventure, erano insieme, c'era L'avventura di Tom Sawyer, che sono tutte e due suoi, e L'avventura di Huckleberry Finn, li ho letti insieme. Ti hai mai letto? Comunque carino. Io ho visto il cartone animato. Comunque è un libro sull'integrazione. Certo. Altro libro che consiglio, appena uscito, che è stato intervistato martedì sera nel programma Just Speak su Radio Brown the Rocks, Guido Catalano, Fiabe per adulti consenzienti. Io non l'ho ancora preso, non l'ho ancora letto, ma Guido Catalano è molto divertente. Tra l'altro io sono andato a vedere qualche suo show, come direbbe Benigni, qualche suo show, è molto divertente nella lettura, nella scrittura, e devo dire che sicuramente meriterà questo libro. Io devo chiudere, quindi rimandiamo a giovedì prossimo. Sì. E restate connessi che alle 21 ci sono i botti della sera. Ultima grazie canzone per essere stati con noi. E apre la classe, chiudono la puntata. Ciao. Ciao. Un pisti penetra.
se eo ya ti se na tiki muga po je pu pa pu sir no pu ste eo sti cardia banda se na basto la ri no 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 la 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 ri no la ri no la se pa ao playa su divo pirta prico ma fu pa fu sirlo puteo sti cardia manda se na basto la viro la io la nero la viro la viro la 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 viro la viro la nero viro la viro la 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 viro la viro se Grillo vuol far politica, fondi un partito. Vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire.